Buongiorno, come cavolanesi. Aspetta, ritira la pancia. Tira la pancia. Buongiorno, siamo a dieta. Allora, dunque, cosa è successo? Possiamo dire, noi abbiamo un presentatore ufficiale all'Isola d'Elba che risponde a nome di Federico, il barista Regini, che è in questo momento lì. Può venire qui. Senti, in quanto patron ormai dell'edicola del Banasciù, ci racconti cosa è successo in questa cornice, di oggi pomeriggio? È nata così l'idea. Diciamo che il mister Pulidori, mister Maggio, mister Dov'è Riccardo. Maggio è lì, eccolo lì. Ecco lì, bloccato, non ce l'abbiamo, abbiamo perso quella via. Sì. Nel progetto Gio abbiamo deciso di fare una giornata per i bimbi che vanno dal 2007 al 2010. Diciamo così. Una giornata con i genitori, quindi allenamento la mattina con giochi, partite, quindi molto didattico sul campo e diciamo anche invece di. Stavi dicendo qualcosa, non ti ripeto. Anche al tavolino. Poi però il didattico è nato al tavolino con la brace, quindi giusto e salsicce per tutti. E poi le mamme hanno detto portate qualcosina. Questo è già quello, dopo, è quello che è rimasto. Questo, immaginate quello che c'era. Erano tre piani di buffet, come matrimonio. L'erbitaggio fanno tanta. L'erbitaggio trova e alla fine. Non so, se volete venire, giro del capo sportivo, 1 euro offerta. Fate merenda. Con le mamme, ci ha assistito nella brace un bestierante che risponde al nome di Marsilio. Non erano polli. Non erano polli, ma erano salcicce. Era sempre ciccia. Ma abbiamo il mitico Pappone. Avevamo il nostro Pappone alla brace. Ma diciamo, ecco, c'era Nero, c'era Arcide, era una formazione abbastanza vasta. Lo zio è arrivato per primo, alle 9 era qui. Lo zio è arrivato per primo. Avevamo anche una star. Faccia da star. Arrendetevi, siete circondati. Ma cosa ti ho fatto? L'ho fatto male? No, a un certo punto non so cosa è successo. È passato un pullman, io mi sono trovato sotto il pullman, non sapevo che cosa ci fosse. Ti ho fatto stato, tanta bua. Ma hanno detto è passato Stinks. Ho fatto male. No. Mi dispiace, non volevo. Come sarà questa giornata? Grandissima, grandissima. Certo. Una giornata meravigliosa. Ti sei divertito? Certo. Hai mangiato qualcosina? No, non tanto. Non tanto. Non tanto. Bevuto sì. Allora io faccio questa domanda. Iniziamo dal. È stata una bellissima. Senti, e concludiamo di spalle al campo sportivo. Così. Oh, dunque, niente, qui dal. Oh, Lucella. Dici qualcosa a caldo. Sì, hai giocato a pallone anche te? È stato emozionante, sì, dopo tanti anni, dopo 30 anni ho giocato a pallone. Chi ti ha marcato? Lui, e faceva dei gesti strani. Uomo donna. E l'arbitro ha detto. La bloccava. Io non ho visto niente. Chi era l'arbitro? Nero. A te. Arbitro, dica qualcosa. Del fatto mio di. Prego notare le cabine dell'arbitro. Faceva una marcatura troppo stretta. E lei cosa ha detto quando io ho alzato la mano? Era un fallo da rifallo. Era un fallo da rifallo. Al cinema ho detto qualcosa. Anche lui, tutte le palle mie mi ha preso. Lui, poverino, insieme a Cecchi. È stato aggredito dal pullman Stix. Cecchi, anche lui ha preso una po' di pallonata da Stix. Domani ci tocca fare festa al lavoro. Dov'è Federico Regini? Bene, che concludiamo. Pulidori? Dov'è Pulidori? Allora, no, di qua, siamo in selfie. Siamo in selfie. Allora, dunque, concludiamo. Mister Pulidori che ci mangi, vieni qui, va, alzati. Mangio, conti più di me, io mi conto niente. Senti l'allenatore. Allora, concludiamo questa giornata. La rifacciamo. Sta guidando, c'è la cintura. Ritira. Il progetto giovani. La rifà. Magari faremo un po' meno cose perché. Impariamo un po' meno cose. Sta sotto minaccia. Primo che senza niente lo mando via. Lo portate a mamma. Abbiamo usato tutti quei piedi. Che dovevi essere la nostra punta degli amanti, sei stato il peggio. Noi vecchi avevamo corso e te giovane arrancavi. Ha detto un ciao alle scarpe adatti. Ah caro, no, sì, ogni volta che andava fuori si levava una maglia, ce l'aveva una quindicina. Ogni volta che andava fuori si levava un maglione. Ora che è sudato è mentre mangia. Si chiama l'altro intorno, lo vede con il giacchetto. Ora è mentre mangia. Con il maglione, poi con la felpa e poi con la t-shirt. C'aveva sempre un'altra cannocchiera, ce l'aveva. Salutiamo dal campo sportivo. Il Santissimo a tutti. Ah. Un abbraccio, Omorano. Perché questo? Arrivederci. Da cosa viene?